dei medievi, avvocato Marco Arcangeli, che ci farà, diciamo, dare il benvenuto e fare il per questo inizio di inizio. Prego Marco. Buonasera a tutti, nel mio brevissimo intervento porto i saluti della Camera Penale di Rieti, che ha organizzato questo convegno unitamente all'Associazione dei Detenuti in Nodo, e ricordo i miei più sentiti ringraziamenti per essere qui. Ringrazio quindi ovviamente tutti i relatori che sono oggi con noi, verranno poi presentati in maniera più dettagliata dal moderatore, l'avvocato Morena Fatti. Un particolare ringraziamento però lo rivolgo a Valeria Centorano, che è stata la ideatrice di questo evento e che quindi ci ha permesso di essere qui per un tema così importante. Permettetemi ancora di ringraziare Radio Radicale, che è sempre presente agli eventi organizzati in materia di giustizia, e devo dire anche gli eventi organizzati dalle Camere Penali. È una presenza ricorrente, ci permette quella circolazione delle idee di cui tanto si sente il bisogno. In questa materia io credo che la vera necessità sia proprio quella di informare in maniera obiettiva e non preconcetta l'opinione pubblica. Racconto solo un aneddoto di quello che mi è successo ieri. Un mio familiare molto caro mi ha detto: ma non vi siete stancati di parlare di carcere? E io dico: no, non solo non ci siamo stancati, ma probabilmente non ci stancheremo mai, perché è un tema talmente difficile da affrontare nell'opinione pubblica che occorre veramente l'impegno di tutti per superare quella visione carcerocentrica che purtroppo attualmente è predominante. L'ultimo ringraziamento voglio farlo alla Sabina Universitas, la persona del direttore dottor Daniele Titolo e della responsabile della segreteria direzionale, la signora Elena Mentolina, che ci hanno permesso di essere qui oggi in questa splendida sala dell'Università Creativa. Sul tema non dirò molto perché poi lo introdurrà in maniera più dettagliata la Valeria Centorano. Posso solo ricordare che le battaglie radicali sono veramente a noi vicine. Sono vicine alle Camere Penali e mi piace ricordare solamente qualche tema. Ricordiamo la staffetta che abbiamo fatto con Marco Pannella, lo sciopero della fame. Iniziò il presidente Spicarelli, continuarono come una catena di aree che abbracciava tutta l'Italia, tutte le Camere Penali d'Italia, che sono oltre 130. Abbiamo anche aderito, noi in particolare ieri, ma anche molte altre camere penali, alla marcia per l'amnistia, la recente iniziativa radicale a Roma, ma in senso più ampio devo ricordare anche che tutte le tematiche fondamentali del mondo della giustizia sono condivise pienamente dai penalisti dell'Unione delle Camere Penali. Faccio riferimento, tanto per ricordarne qualcuna, alla separazione delle carriere, al 41 bis, alla responsabilità civile dei magistrati. Quindi abbiamo una sconata di idee veramente forti, quindi è un vero piacere essere qui oggi con Rita Bernardini, con Renato Pozzone, Irene Testa, Alessandro De Pellicis e Walter Becerio. Io non rubo altro tempo e vi saluto e vi auguro a tutti voi un buon lavoro e una buona partecipazione. Appartenente al Partito Radicale e militante dell'Associazione di Detenuti in Nodo, che ci farà una breve introduzione sul convegno che andremo a iniziare. Grazie a tutti innanzitutto di essere intervenuti. Bellissime parole, perché non so che è il tempo perché è nato questo convegno e perché il titolo? Queste due parole. Innanzitutto il titolo è giustizia e carcere insieme, perché credo e crediamo che il carcere non sia un presente in sé, ma sia un anello finale del sistema di giustizia che non funziona, un sistema di giustizia che collasso e non funziona, di conseguenza andiamo a vedere gli effetti che si producono a livello carcerario. E
abbiamo iniziato questa collaborazione con la Camera Penale di Rieti, che spero sia, credo, già proficua e proseguirà nel tempo, proprio per parlare di proposte radicali, di proposte radicali anche in governo, al governo e al Parlamento. Dove ci sono gli accrediti, c'è una lettera importantissima del professor Puggiotto che spiega, è una lettera aperta al Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica che un anno fa, il 27 di luglio di un anno fa, ha pronunciato delle parole importantissime in Senato, dicendo che definire sovraffollate le nostre carceri è semplice eufemismo. Ha detto che è una realtà che ci vede in tutta Europa e ha detto di trovare delle soluzioni, di cercare delle soluzioni, anche se la politica appare completamente divisa. Mi auguro insomma, che queste parole vengano ripetute e che ci sia a breve un messaggio alle Camere per questo, perché in questo momento c'è un tasso di sovraffollamento carcerario che è più alto del nostro dopoguerra. Sappiamo le condizioni, sappiamo cosa comporta il sovraffollamento, si muore di carcere, si muore di carcere per mancanza di assistenza medica. E sappiamo anche quanto la nostra giustizia, che ormai è arrivata al collasso, credo che tutti voi, visto che vengono occupati a livello professionale ogni giorno, sappiate i numeri allucinanti di processi, dei procedimenti penali pendenti, e tutto questo non è giustizia. Uno stato di legalità è la parte finale del nostro titolo. Ringrazio Simone Ferrante, che è il nostro sindaco di ieri, di essere intervenuto, e approfitteremo di chiedere. E lo stato di legalità perché? Perché stiamo chiedendo che lo Stato per primo rientri nei canoni, nei parametri della legalità. Abbiamo ricevuto infinite condanne dalla Corte Penale, dalla Corte Europea, proprio per la lunghezza dei nostri processi e fino alla fine addirittura per violazione dei diritti umani. Non abbiamo ancora inserito all'interno del nostro codice penale il reato di tortura, cosa importantissima per cui Rita Bernardini ha fatto firmare un ordine del giorno proprio per l'istituzione di questo reato. Ci sono delle proposte radicali in Parlamento, anche sulla legge di custodia cautelare, depenalizzazioni e via dicendo. Tutti sono concordi che la giustizia va cambiata e riformata, ma quando poi a livello politico le cose vanno fatte diventa difficile, come disse Napolitano, questa politica appare irrimediabilmente divisa. Noi crediamo che la giustizia per la Repubblica sia un atto fondamentale, strutturale, proprio per avviare questa riforma della giustizia. E l'amnistia non è intesa come un atto di violenza, ma in questo momento, in queste particolari condizioni, come un atto di giustizia. Grazie a tutti e un saluto a te. Ringrazio per l'intervento il sindaco, il nuovo sindaco avvocato Simone Petrangeli e il vicepresidente dottor Diego che ci hanno donato della conferenza. Ora do la parola all'avvocato Luca Conti, presidente del Consiglio dei Ordini degli Avvocati di Rieti. Buonasera a tutti, a nome del Consiglio, tutti gli avvocati di Rieti. Molti sono qua presenti, ma anche a nome mio personale do il benvenuto a tutti quelli che hanno partecipato quest'oggi, che è relatori. A beneficio quindi anche dei media rinnovo il saluto del Consiglio dell'Ordine che rappresento a tutti i partecipanti a questo convegno e soprattutto ai relatori che arriveranno con me. Questo è un evento formativo, come è stato ricordato, ci sono i diritti che vengono rilasciati agli avvocati, ma è un evento formativo non solo dal punto di vista professionale, anzi ritengo che non lo sia dal punto di vista soprattutto professionale, quanto dal punto di vista umano. Ci troviamo ad affrontare un convegno che sta sottolineando poc'anzi da un titolo piuttosto forte, devo dire che personalmente quando l'ho letto sono rimasto piuttosto colpito, quando ho letto questa S maiuscola che dico che non credo sia stato un caso. Non è un caso, non è uno Stato come status, ma è uno Stato come organizzazione statuale
Io ho anche dopo l'invito di quest'oggi, che più di prima sono andato a dire qualcosa sull'argomento, è un modo di vedere che proprio qualche giorno fa, l'altro ieri, con due punti della decisione, è stato presentato a Milano il rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti di Venezia. Questo rapporto parte da dati che sono resi non di proprio da tanto, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per cui a 29 gennaio di quest'anno erano presenti 66.332 detenuti su una capienza di 45.340. Questo è lo stato. Sono andati oltre quello che hanno fatto la fine. Poi c'è stato poco anzi detto che siamo in una situazione in cui non esiste lo spazio vitale per esercitare appunto le funzioni vitali minime, per quanto le conosciute, non dico anche a detenuti quasi se fosse una qualcosa che va paternalisticamente va rilasciato, ma vanno riconosciute ai detenuti quando i detenuti sono le persone, sono le persone in uno stato di debolezza, in una situazione di debolezza. Purtroppo il problema, a mio parere, personale, sconta due ordini di difficoltà, tra loro collegati. Un ordine di difficoltà è che spesso, anzi sarebbe da dire sempre, ogni qualvolta si cerca di affrontare il problema del miglioramento della condizione di detenzione, l'opinione pubblica, appunto, ma dall'altra parte, interpreta quelle persone che sostengono questa tesi, che si pongono all'avanguardia nella tutela di questi diritti, quasi come delle persone che sostengono diritti che in qualche modo contrastino con i diritti delle persone offese dai reati. Cioè, si vuole mettere quasi una relazione, anzi un rapporto di contrarietà, i diritti che vanno garantiti ai detenuti con i diritti di legalità che si mettono ai cittadini. E questo è quanto mai sbagliato. Non solo è sbagliato perché è sbagliato dal punto di vista direi proprio concettuale e razionale, ma è sbagliato perché la pena deve rendere proprio quello che si insegna la nostra Costituzione alla rieducazione dei condannati. E questa rieducazione è anche quasi economico, questa regolazione dovrebbe durare, porterà sicuramente la cura effettiva con una diminuzione di reato, quindi anche una diminuzione dei diritti. E questo credo sia il primo, la prima ragione che si può. È una ragione che impaurisce forse una larga parte della politica e che non è mai stata troppo solerte, diciamo, a seguire questi o a sostenere o a farsi portato di queste battaglie. Ecco, l'intervento del Presidente della Comunità, cioè, se ci sarà questo messaggio legato, spero che faccia invertire questa tendenza. L'altro è l'altro problema, il mio parere decisivo, forse affrontare o superare questo stato di cose che mi è strettamente collegato al primo, che la stessa opinione pubblica in realtà non conosce quello che viene dentro le spalle. E ciò che non si vede, ciò che sta di là del cuore, non scuote le coscienze. E siccome lo scuote le coscienze, qui torniamo al discorso della politica, la politica chi deve legiferare si fa portato di questi interessi. Perché qui concludo, per la mia esperienza, che non è proprio minimale dal punto di vista temporale, il problema carcerario non dipende da una scarsa considerazione da parte degli operatori del settore, tutt'altro, anzi spesso questi sono ancora molto vittime anche se direttamente dello stato di cose delle situazioni carcerarie, non in tutti si fa bene, purtroppo ancora troppo negli istituti carcerari, ma è frutto proprio di un dato normativo ormai superato. Ancora oggi, anche se non sempre per fortuna, c'è chi critica la vecchia legge così, con la legge che molti di noi si accorgere per questi premi, si accorgere la semilibertà, gli istituti che sono soltanto, quindi in maniera forma diversa. Invece oggi vediamo la legge consiglio non solo, non si può cercare, non si può votare indietro, ma addirittura quindi credo che bisogna proseguire questa lotta che porta avanti con costruzione. Qui ringrazio appunto la Camera Penale, che è l'associazione del detenuti ignoti, ma anche associazioni che operano a livello locale, c'è la sesta opera San Vedere, quella del Presidente,
Nazareno Figorilli, che da anni si batte da un lato per alleviare le condizioni di questo detenuti, dei sacrifici anche proprio personali che se ne occupano dentro, dall'altro lato anche di far conoscere attraverso opere che sono state rappresentazioni teatrali, sono stati interventi di cultura in maniera artistica dei più variati, per far conoscere quella che è la reale situazione delle carceri, che è la realtà carceraria e soprattutto la realtà delle persone dentro. Quindi nella stanza insieme a voi ad ascoltare con attenzione che sarà la relazione, ringrazio il Domenico, le associazioni dopo che hanno citato per il lavoro che svolgono, che hanno tutti un buon lavoro. Grazie. Alla situazione del carcere, soprattutto nella nostra città, quindi vi invito a darci i suoi saluti. Grazie per l'intervento. Io ringrazio voi, la Camera Penale, il suo Presidente, per l'invito che ho raccolto in maniera entusiastica appena ho avuto modo di mettere il programma e anche i relatori stessi di questo seminario. Poi, insomma, proprio questa mattina, sentendo la radio, sui fatti della caserma Maria, insomma il tema dello stato di legalità è una cosa davvero che ci guarda a fondo, non solo per quello che riguarda la vicenda dei detenuti e delle loro condizioni di vita nelle nostre carceri. Ieri ho avuto modo di avere un colloquio con il ministro che è venuto in visita ieri al nostro carcere, grazie, abbiamo condiviso alcune scelte per cercare di far diventare questo carcere un carcere all'avanguardia. Abbiamo parlato del modello collare, abbiamo parlato della necessità, è una cosa che faremo appena possibile, di sottoscrivere il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e l'ANCI, che prevede l'inserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso attività di collaborazione, di partnership con gli enti locali comuni. Abbiamo parlato anche dell'istituzione, speriamo che questa presto la fa nel nostro comune di garante per i diritti dei detenuti. La presenza, io l'ho detto anche in altre occasioni, io sono stato tra i promotori di un comitato che molti anni fa si è battuto contro la costruzione del nuovo carcere, però adesso c'è la necessità di convivere con questa struttura e di renderla il più possibile aperta. Abbiamo il compito di costruire un ponte tra la città e i detenuti, tra la città e il carcere, per garantire la sicurezza dei cittadini ma anche la sicurezza dei detenuti. Per questo c'è bisogno di maggiore collaborazione tra le istituzioni pubbliche e le istituzioni private. Io penso che anche l'iniziativa delle associazioni forensi, in questo caso della Camera Penale, come le altre associazioni che si occupano di questo, è fondamentale cercare di collaborare e anche di incalzare le istituzioni che troppo spesso sono un po' sorde ad alcuni appelli, ad alcune richieste di collaborazione e di lavoro in comune. C'è un lavoro da fare perché questa è una realtà nuova della nostra città, noi dobbiamo prendere coscienza e consapevolezza, è una cosa che dà anche una responsabilità maggiore alla nostra categoria, perché insomma, in questo momento faccio il sindaco della città, non sono sempre un avvocato, quindi credo che da parte nostra ci deve essere una piena presa di coscienza di quello che significa avere un carcere, di quelle dimensioni nella nostra città. Ci sono tanti problemi, assistenza sanitaria, problemi del personale. Io penso che il Comune possa contribuire a risolvere alcuni problemi dei detenuti che vivono all'interno della casa di condannati e possa anche svolgere una funzione dal punto di vista culturale. Credo che in questo terreno si può fare molto, c'è bisogno di fare iniziative come queste, c'è bisogno di aprire un'interlocuzione a 360 gradi con tutti quelli che si occupano di giustizia, cercando di mettere a centro un po' il tema che avevamo deciso e dando il titolo a questi. C'è molto da fare, il Comune di Rieti è a disposizione della Camera Penale e delle associazioni che si occupano di questo. Io ringrazio di nuovo tutti voi, il Presidente della Camera Penale, porto il saluto a tutti i presenti da parte dell'amministrazione comunale e gli auguri di buon lavoro e l'auspicio che questo sia solamente la prima tappa di un percorso da fare insieme affinché anche questa città possa in qualche modo vivere un percorso nel quale ci sia un rapporto diverso tra le comunità territoriali e i detenuti. Io penso che appunto abbiamo una grande occasione, quella anche di aprire questa città e la presenza di quel carcere a Bazia nella nostra città può essere un'occasione anche dal punto di vista culturale. Credo che ci sono le condizioni affinché possa nascere una nuova coscienza civile anche nella considerazione di quello che è quel mondo carcerario. Quindi vi ringrazio ancora e buon lavoro.
proprio perché lo conosciamo come collega, sappiamo insomma che probabilmente riuscirà ad ottenere quello per cui sta lottando. Quindi i miei saluti vanno dalla Camera Penale a personalmente al sindaco Simone Grande. Ora direi veramente di dare avvio a questo convegno, anche perché gli argomenti da trattare sono moltissimi, pregherei i relatori di fare degli interventi convenuti in modo da poter parlare tutti e da poter creare un dibattito alla fine di questo convegno. Invito sin d'ora le persone che sono interessate ad intervenire a dare i loro nominativi alla dottoressa Cannone, che è qui sulla mia sinistra, in modo da cercare di avere insomma, un ordine più o meno corretto e di cercare di dare la parola a tutti. Il primo relatore ad intervenire è l'onorevole Rita Bernardini, attualmente deputato del Partito Radicale, membro della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati e così come ci diceva poco fa Valeria, sta facendo numerose battaglie sulla legalità di diritto e sul carcere e sono anche in ordine del giorno, appunto come ci diceva poc'anzi, proprio questa proposta sul reato per l'introduzione del nostro ordinamento del reato di tortura. Do immediatamente la parola all'onorevole Bernardini. Intanto voglio dire per chi è presente in questa sala che questo dibattito è trasmesso in diretta per la verità, quindi in questo momento ci stanno ascoltando in tutta Italia e ci stanno ascoltando soprattutto nelle carceri, perché i detenuti, chi lavora nelle carceri, gli agenti di polizia penitenziaria, gli psicologi, gli educatori, gli amministrativi, tutti aspettano che accada qualcosa di fronte ad una situazione che è veramente insostenibile. Ora è vero, noi siamo andati stamattina a visitare il carcere di Rieti, il nuovo carcere di Rieti. Ed è sì, si vede che l'intenzione del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è quella di fare di questo carcere la seconda Bollate. Intanto c'è da dire che i detenuti che vengono mandati per figli sono detenuti selezionati. Sono detenuti che intanto devono essere in ottime condizioni fisiche, perché il medico nel carcere di Rieti c'è fino alle ore 20, l'infermiere fino alle ore 22, se succede un'emergenza occorre chiamare la guardia medica o l'ambulanza. E questi detenuti nel fare questo lavoro sono stati premiati i migliori, quindi in buona salute e i migliori, e sono stati mandati più a Rieti. Naturalmente quando a volte si cerca di fare del bene, non è che si fa proprio del bene, perché abbiamo incontrato stamattina alcuni che erano veramente desolati di essere stati trasferiti qui a Rieti, perché alcuni dico, non sto parlando, perché molti sono contenti perché le condizioni lì sono ottimali. Non esistono in Italia altre carceri come quelle di lì. Ma dicevo, queste persone che abbiamo incontrato si trovano lontane dalla famiglia, non possono vedere i propri figli, magari nel carcere da dove provenivano avevano un lavoro e qui non c'erano. E sì, certo, hanno la doccia incerta, le celle aperte, ma voi sapete quanto, oppure potete immaginare quanto possa contare nella rieducazione di un detenuto il contatto costante con la famiglia, che è in quella famiglia che dovrà ritornare. E se si recidono i colloqui, le visite, se il tutto si limita a qualche telefonata, perché spesso semplicemente non ci sono i soldi per poter venire fino a qui, e voi sapete che questo è gravissimo, e quella persona dovrà reinserirsi in un contesto che quasi non lo,
familiare che quasi non lo riconosce più per la lontananza e la mancanza di contatto. Tanto è vero che il nostro ordinamento penitenziario prevede un principio che è quello della territorializzazione della pena, che è fondamentale per mantenere proprio questo tipo di contatti con i familiari, il contesto sociale e umano con il quale si è convissuto. Quindi, vedete, nella luce però dobbiamo avere il coraggio di dirci certe cose, anche perché quei pochi episodi che abbiamo riscontrato stamattina in realtà riguardano una percentuale altissima di detenuti. Circa 22.000 detenuti vivono a centinaia di chilometri di distanza dal proprio contesto familiare. 22.000 sono tanti. E oggi a noi tutti che abbiamo sentito il carcere abbiamo avuto, ci sono, come si dice, rifatti gli occhi, che abbiamo visto appunto queste addirittura di lei le celle aperte, un buon rapporto con la direttrice che è pure molto brava, che ha avuto l'esperienza del carcere di Retiglia. Però io non posso dimenticarmi che nel precedente fine settimana sono stata nel carcere di Piazza Lanza a Catania, dove in una capienza di 155 detenuti ce ne sono 560, quindi c'è il letto a castello che arriva al cielo a pochi centimetri dal soffitto. La stessa situazione ho riscontrato nel carcere di Trapani. E anche in una casa di reclusione come quella di San Cataldo a Caltanissetta si riscontra ugualmente una condizione di sovraffollamento e comunque di gravi difficoltà per la lontananza, perché che cosa? Ecco la politica impazzita e deriva certamente dal livello di sovraffollamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Impazzita perché? Che fanno costantemente degli sfollamenti dalle carceri del nord e del centro e li inviano al sud, e quindi anche le carceri del sud ormai sono sovraffollate e scoperte. Chi mandano in queste situazioni? Mandano i detenuti, gli extracomunitari, gli stranieri, quelli che non si possono difendere, quelli che magari conoscono poco la loro lingua, quindi vengono completamente sradicati dal loro contesto. In un momento in cui si dice che non ci sono i soldi per niente e che tutto deve essere tagliato, si taglia persino sul detersivo, sullo shampoo, per cui ci sono in quasi tutti gli istituti condizioni igieniche sanitarie disastrose. Ecco, in un momento così si spendono milioni per le traduzioni, perché il detenuto che da Brescia è stato trasferito a Trapani dovrà poi andare periodicamente a fare la sua udienza e il suo processo a Brescia. Quindi con le scorte, gli aerei, oppure viaggi interminabili con i traghetti e poi le auto, eccetera. Questo è quello che accade, quindi è una politica, a mio avviso, dissennata. A me dispiace, perché non è la prima volta che mi capita, che non ci sia il capo del carcere. Perché io vorrei chiedere la ragione di questa cosa. Si dice si sfollano le carceri per sovraffollamento, ma come mai poi le altre carceri sono ugualmente sovraffollate? A noi ci scrivono i detenuti, mi hanno mandato via da lì perché era sovraffollato, ma sono arrivato in una struttura che è più sovraffollata di quella dalla quale provengo. Allora, qual è la ragione di questo spreco? Poi se vogliamo essere un po', no maligni, un po' realisti, io ci ho fatto un'interrogazione parlamentare su questo. In questo momento storico il DAP ha deciso di comprare 30 Land Rover che sono costate 100.000 euro l'una,
perché evidentemente sono attrezzate con vetri, anche con proiettili, non lo so, insomma, che serviranno per fare le scorte. Allora, 3 milioni di euro per queste 30, mentre si taglia sulle cose essenziali, sulla sanità, quindi sulle cure in carcere, si taglia sul detersivo per pulire la cella, si taglia sullo shampoo, gli stranieri non hanno per i soldi per comprarsi queste cose come possono alcuni pochi altri detenuti. Allora, Valeria giustamente ha ricordato le parole di un anno fa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sì, la situazione allora era praticamente la stessa di oggi, se oggi addirittura non è peggiorata, perché bisogna comprendere che cosa si è fatto o non si è fatto in questo anno. Io ritengo che non si sia fatto in questo anno di tempo, colpevolmente, e quindi ci deve essere qualcuno che si assuma la responsabilità di questo. E abbiamo questa iniziativa perché non siamo abituati semplicemente a parlare, ma cerchiamo di coinvolgere la comunità. La comunità che non riteniamo debba essere esclusivamente degli avvocati dei detenuti o degli agenti di polizia penitenziaria o dei familiari, ma la comunità che vive questa realtà. Allora l'iniziativa, che è un dono fondamentalmente, che il professor Andrea Giotto, costituzionalista dell'Università di Ferrara, ha deciso di fare a Marco Pannella per il suo impegno, possiamo dire quarantennale, sul tema della giustizia e delle carceri. E in questa lettera fondamentalmente che cosa si dice? Intanto si riportano, si scrive al Presidente e gli si ricordano le sue stesse parole, ma si ricorda anche le denunce e condanne che l'Italia quasi fosse un, Pannella lo chiama delinquente professionale, forse voi ci potete aiutare, io ritengo che sia un delinquente abituale, ma forse Pannella vuole dire che lo Stato in fondo trae vantaggio da questa reiterazione del reato. Ebbene, da 30 anni noi abbiamo la condanna per l'irragionevole durata dei processi. Si ricordava prima il processo della scuola Diaz, ci ha voluto 11 anni per arrivare alla sentenza. E per quanto riguarda gli agenti, le loro pene, cioè la loro condanna, non c'è, il loro reato è caduto in prescrizione. Così come ogni anno cadono in prescrizione 180.000 processi. Questo è quello che accade nella realtà dei fatti. E siamo stati condannati in sede europea per questo e per le condizioni disumane e degradanti delle nostre carceri. Noi sappiamo, perché il bollettino, noi che stiamo qui, che siamo più attenti, sappiamo che già sono morti dall'inizio dell'anno suicidati, non che sono morti, si sono suicidati 30 detenuti, 5 agenti di polizia penitenziaria. Le morti sono quasi 90 e sono, per lo più voi andatevi a vedere l'età, morti per mancanza di cure nelle carceri. Quindi persone che sono morte perché non sono state seguite, perché pur gridando di stare male disperatamente non gli si è creduto. Io ne conosco tanti di casi come questo. L'ultimo era quello di un giovane nelle carceri di Trani che continuava a dire sto male, aveva una malattia seria e il carcere lo sapeva e dicevano tutti a partire dal medico che simulava. Ebbene, è morto poco prima di Natale dello scorso anno, così se n'è andato, sembra quasi una fatalità. No, lui diceva da tempo di stare male, che doveva essere curato. Quindi condizioni disumane e degradanti. Vedete, con questa lettera si chiede al Presidente della Repubblica di fare una cosa, di mandare un messaggio alle Camere. Pensate, noi lo vediamo tutte le sere in televisione,
a Giorgio Napolitano. Dai messaggi su tutto. Virtualmente sulla morte del lavoro. A volte devo dire che sembra quasi un capo del governo, perché insomma entra a pie pari nella politica e nella persona. Ma lasciamo stare questa polemica. Un messaggio previsto dalla Costituzione, il messaggio al Parlamento, per richiamarlo alle responsabilità che ha. Perché se uno Stato si comporta da delinquente perché costantemente viola regole fondamentali, non è che si può stare lì a guardare, anche perché c'è anche la nostra Costituzione lo dice. Quando si violano le norme della Corte Europea, della Convenzione sui diritti umani, non è una violazione, così diceva, per quella europea, no, ci riguarda. Tant'è vero che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo 30 anni, adesso ha detto una cosa specifica all'Italia. Ha detto: adesso voglio vedere una sorta di calendarizzazione e voglio monitorare che interventi si intendono fare per rientrare nella legalità. Noi battiamo molto su un punto, perché come ricordava Valeria Centorane, il carcere è un po' il punto finale, potremmo dire l'appendice, appendicite visto che è malato, l'appendice di un sistema giustizia che non funziona. Insomma, quando abbiamo in alcune regioni, prendo la Campania, tra civile e penale, se consideriamo nel totale le cause che lei in Italia sono oltre 10 milioni, tra civile e penale c'è una causa ogni famiglia, se si fa la divisione. In Puglia una causa ogni 1,5 famiglie. In più, se consideriamo il territorio nazionale, una causa ogni 3,5 famiglie. Quindi più malato di così un sistema. Che cosa deve, quali cifre deve presentare? Tutti lo sappiamo, lo sanno soprattutto coloro che si occupano di impresa, che cosa significa avviare una causa civile nel nostro paese. Allora, quando un sistema non funziona, occorre resettarlo. Adesso, per esempio, e concludo, in questi giorni alla Camera dei Deputati, ma immagino la stessa cosa accade al Senato della Repubblica, sono tutti perché c'è questa storia della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. C'è poi la questione dei giudici di pace. Tu vedi tutti i deputati nel loro, anche se hanno un tribunale che non fa niente, che non ha cause, oppure che non riesce a smaltire questo lavoro, difendono quel presidio come se fosse una questione di vita o di morte, cioè stanno facendo la campagna elettorale su questo. Non si preoccupano, io non dico che sia fatto bene quel provvedimento, anzi, credo che sia stato tagliato un po', non dico con l'accetta, ma insomma senza tenere in considerazione parametri che devono essere fondamentali e che devono essere seguiti. Però sinceramente ieri, io che sono molto critica nei confronti del ministro Severino, che non interviene in modo efficace su queste cose, di fronte allo spettacolo dei membri della commissione che non riuscivano a controbattere alle ragionevoli proposte, spiegazioni che dava il ministro, quasi quasi mi parlo per la Severino, io che la critico ogni giorno, perché non si può ridurre tutto a questo, cioè solo quando c'è il particolare che ti interessa e non si vede, appunto, è come vedere il dito e non che cosa indica questo dito. Io credo che il dito indice ci dice che noi abbiamo una giustizia allo stremo. Allora questo messaggio tra poco
quando il professor Puggiotto sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica, sarà consegnato nelle tue mani. C'è la possibilità di sottoscriverlo, ecco, che cerchiamo di far crescere nella coscienza dei cittadini, dell'opinione pubblica, questa nozione, questa informazione. Ma abbiamo deciso di unire, e questa idea secondo me particolare, di Marco Pannella. Allora, vabbè, lo sciopero della fame non è una novità per noi. Quindi 4 giorni di sciopero della fame e di silenzio. Che cosa vuol dire il silenzio? In un carcere. Che cosa vuol dire il silenzio in posti dove c'è il caos e dove non si capisce qual è la direzione che si deve seguire? Noi crediamo di aver detto e spiegato tutto, perché le illegalità, una per una, le conosco. E allora forse questo è il momento di smettere di parlare e di ascoltare le risposte. E quindi quei 4 giorni simbolicamente saranno giorni, a partire dal 18 luglio, giorni di sciopero della fame e di silenzio, per ascoltare se questa istituzione, se questo Parlamento ha un minimo di dignità, per esempio rispetto alla dignità che viene legata nelle nostre carceri, nelle carceri italiane. Grazie.